il futuro che ci attende porterà a chiarire molti meccanismi che sono alla base dello sviluppo della personalità dell'individuo, del suo comportamento e direi che sta portando già ora a comprendere molto meglio quella complessa interazione che esiste tra natura e ambiente, quel nature versus nurture che è un dilemma che viene studiato fin dai tempi antichi e che oggi possiamo affrontare a livello molecolare. In particolare cominciamo a comprendere quelle che sono anche le basi genetiche che possono aumentare la vulnerabilità dell'individuo agli effetti ambientali, il che significa che se l'ambiente è positivo l'individuo riesce a trarne un maggior vantaggio, se l'ambiente è negativo diventa invece più vulnerabile agli effetti catastrofici dell'ambiente. Questi studi stanno dimostrando che in presenza di particolari profili genetici, per l'appunto, in particolari condizioni di cattivo ambiente, di ambiente malsano, vi è un aumentato rischio di sviluppare comportamento antisociale, violento, aggressivo, quindi l'individuo da adulto può diventare, diciamo, un criminale. Non vi è determinismo, ma vi è un'aumentata vulnerabilità anche su base genetica. Questo è un concetto che sta aprendo nuovi orizzonti, sia per quello che poi sono i percorsi terapeutico-riabilitativi di individui che hanno comportamento antisociale, sia per lo studio di, come dire, manovre di prevenzione. Però la chiave per il futuro è il futuro stesso. Gli esseri umani, se sono felici, lo sono perché sanno proiettarsi nel futuro. Pensare il futuro è ciò che ci rende peculiarmente umani, è ciò che ci distingue dagli altri esseri viventi su questo pianeta ed è quindi la parola chiave per il futuro è pensare il futuro.